parlare di tutto questo e anche di molto altro, non potevo che chiamare che lui, Giancarlo Pagliarini, che torna sulle fonti TV e che ringrazio, economista, già ministro del bilancio, insomma, tante, non ha bisogno di presentazioni. Giancarlo, ben trovato. Quella, grazie mille, mi sembra interessante quello di cui andiamo a discutere. Bene, bene, Eh comincia sì. tu. Comincio io. Eh beh, partiamo da questo caro bollette, come leggiamo in sovrimpressione. Caro Giancarlo, io sono stata già un po' provocatoria nella scritta che leggiamo. Cioè, governo in ritardo, italiani al verde, sei d'accordo? Nel senso che il governo, è vero, è intervenuto per calmierare i prezzi, ma è intervenuto troppo tardi. È da tanto che si parla, insomma, di rialzo delle materie prime, di inflazione, tutti i temi che noi affrontiamo tutti i giorni, ma immagino anche tu e immagino anche inconsciamente tutti i cittadini, visto che poi appunto si ritrovano al verde. Cosa ne pensi? Assolutamente, tu hai detto una parola giusta prima, hai detto che bisogna fare degli interventi strutturali. Tu mi capisci che se il governo dà un aiutino a qualcuno, quello non è un intervento strutturale, quello è un cerotto. Il problema qual è? Il problema è che noi ci siamo dati le martellate in testa, noi come sistema paese, e poi diciamo porca miseria, sono cattivi gli altri. Se noi non facciamo il nucleare, le nostre aziende pagano l'elettricità il doppio o il triplo dei loro concorrenti, no? E poi si lamentano. Si lamentano, ma noi siamo stati noi a darci le martellate in testa. Dobbiamo tornare a fare il nucleare. Con mia grande sorpresa, devo dire, Salvini lo ha detto e sono contento, bravo Salvini, dovrebbero dirlo anche gli altri. Cioè, che senso ha rinunciare a quella roba lì che non ha proprio il minimo senso? E poi dopo ci lamentiamo perché l'elettricità ci costa di più, ma per forza ci costa di più, no? Quegli altri la producono, gli costa di meno e la vendono a noi e noi gliela paghiamo e loro ci guadagnano e alle loro imprese gli costa di meno. Quindi non so a dirti. Per il resto, nelle bollette, se tu ci guardi dentro, c'è il costo della materia prima, sì, ma il grosso del costo sono tasse, eh? Ah Quindi sì? Ah sì, se noi certo. lasciamo dentro le tasse, non so, mi sembra di ricordare che cos'è per la benzina c'è dentro ancora la guerra di Libia, robe di questo genere, no? E incassiamo le tasse e poi gli diamo un po' di soldi. Cioè, è assurdo, dobbiamo fare degli interventi strutturali. Per farli bisogna avere il coraggio di avere delle opinioni e di tirarle fuori. Mentre invece purtroppo devo dire che giù a Roma, salvo rarissime eccezioni, non si ha mai il coraggio di tirare fuori qualcosa di nuovo, perché se tu tiri fuori qualcosa di nuovo, qualcuno è d'accordo con te, ma hai sempre paura di perdere i voti di quelli che non sono d'accordo con te. E quindi ecco che tutti stanno lì, gnacche petacche, ma non tirano mai fuori delle cose strutturali, Poi, come esatto, dicevi tu. poi ci Quindi in nascondiamo. questo caso proprio quello che io Sì. mi sento di dire è bisognerebbe tornare e velocemente al nucleare, perché in questo modo l'elettricità ci costa molto di meno, santo cielo. Ecco, E se perché ci poi costa di è meno, oltre a chiaro. pagare meno la bolletta dell'elettricità, ma soprattutto le nostre imprese riescono a competere di più. Che prendi due imprese identiche, una non lo so, è a Torino e l'altra è da qualche parte in Francia, sono identiche, ma quell'altra paga l'elettricità un terzo di quello che la paga quella di Torino, piuttosto che quella di Palermo o di Giancarlo, Teramo. anche È perché poi ci assurdo, è veramente nascondiamo assurdo. sempre, anche perché poi ci nascondiamo sempre dietro la coperta è corta, non abbiamo i soldi. Perché? Perché noi interveniamo a problema avviato, cioè quando c'è l'emergenza, ma questo è un po' un problema sistemico tutto nostro, magari non solo dell'Italia, perché comunque insomma il problema dell'aumento generalizzato dei prezzi non riguarda solo il nostro paese, però è chiaro che poi dipende molto come si riesce a intervenire. Quindi tu dici il problema è a monte, cioè dalle scelte che vengono fatte su altre questioni, in questo caso hai accennato ovviamente al tema del nucleare, perché poi appunto vero, ci nascondiamo sempre dietro, ma i soldi non ci sono, quindi come facciamo a intervenire? Ma non ci saranno mai se ragioniamo così, no? Guarda, il problema è culturale, santo cielo. Tu adesso vedi che hanno criticato la Moratti per una riforma che sta cercando di fare della sanità in Lombardia, però hanno detto che no, si dà sempre troppo spazio ai privati. Ma è un fatto culturale. Se tu spendi 100 per la sanità, che questi 100 li spendi per dipendenti dello Stato che lavorano nella sanità o li spendi per dei privati? È uguale, sono sempre 100 che spendi, no? Solo che se li spendi dei privati, questi privati, ragazzi, c'è niente a dire, lavorano meglio, più efficienti, più efficaci dei dipendenti dello Stato.
però no, capisci, tu spendi sempre 100, però preferisci dare i 100 ai dipendenti dello Stato e non ai privati, perché magari i privati ci guadagnano. Sono contento se ci guadagnano, la spesa è sempre di 100, solo che lì è chiaro che funzionano meglio, no? Quindi il problema proprio è culturale, uh-huh, proprio in questo paese, sì. Sono le ideologie, e invece bisognerebbe mettere da parte le ideologie e essere pratici, pragmatici. E a proposito di problema culturale, no, io sto dicendo qualcosa che più ci porta su un discorso di comprensione ed educazione. Tu hai detto un'altra cosa importantissima, questo è un po' un appello a imparare, ma anche io stessa, perché sono cose che magari non si sanno, a leggere le bollette, perché noi paghiamo ovviamente luce, gas a seconda dei prezzi stabiliti a livello internazionale e che quindi aumentano se aumentano i costi delle materie prime, però nelle bollette che noi paghiamo ci sono tante tasse. Infatti vi dirò di più, il governo è intervenuto ovviamente adesso con dei bonus e con provvedimenti mirati, ma non certo strutturali, quello che dicevamo, per azzerare gli oneri generali che rendono proprio più salata la bolletta, e anche per ridurre l'IVA per la fornitura del gas. Sono tutte tasse, quindi anche qui è vero che i prezzi in aumento riguardano non solo l'Italia, ma in generale altri paesi, però il nostro paese può fare molto e deve fare molto, insomma, per quello che poi si parla di ritardi, no? Di intervento. Ma assolutamente, voglio dire, se la materia prima è aumentata dappertutto, spiegami perché in Svizzera la benzina costa, adesso non mi ricordo più, però costa la metà di quello che paghiamo noi, è aumentata anche lì, no? È che lì dentro al litro che ti vende il distributore non ci sono le tasse, la Pro Libera, la Pro Calabria, la Pro Santo Cielo, eccetera, no? Dentro alla bolletta, prendete anche quelle che ricevete a casa, è questi oneri generali che sono tasse, quindi non c'entra niente l'aumento della materia prima. Magari avessimo solo da pagare l'aumento della materia prima, firmo subito e firmo di corsa, no? Sì, sì. Certo. Allora, su altre questioni, visto che tra poco parleremo dell'elezione del Presidente della Repubblica, che ovviamente non è a sé stante, nel senso che soprattutto se si mette in conto che potrebbe essere Mario Draghi, questo insomma scatenerebbe poi tutta una serie di questioni a livello politico, a livello di governo. Tra poco ci arriviamo, ecco qui intanto lasciamo pure questa strap Toto Quirinale, chi sale chi scende, perché andremo a vedere quali sono i nomi che si stanno facendo in queste ore, anche se poi l'esperienza insegna che quando si fanno dei nomi non sono mai quelli che poi vengono effettivamente considerati. Ma detto questo, ci sono altre questioni su cui il governo in questo momento sta un po' peccando secondo te? Beh, in effetti sembra che stia un pochino esagerando anche nella lotta al Covid, Lì bisognerebbe lavorare su quelli che sono sintomatici. Quelli che non sono sintomatici, alleggeriamo un po' tutte queste pressioni, si facciano loro le autocontrolli, eccetera. Io cito sempre la Svezia, dove proprio il riferimento è alla responsabilità dei cittadini. Non è, io non voglio uno Stato che mi faccia da mamma o da infermiere o da badante, sono io che sono responsabile dei miei atti, no? Lo Stato dovrebbe dare delle indicazioni. Adesso mi sembra che proprio uno che è asintomatico deve comunque starsene in casa una settimana e poi fare il controllo. Bisogna proprio cercare di, come ha scritto Zaia in un libro di recente, no? Dovrebbe lavorare sui sintomatici, su quelli che hanno dei sintomi. Gli asintomatici, santo cielo, lo sanno loro che non devono girare, no? E si possono fare gli autocontrolli, eccetera. È inutile che lo Stato intervenga obbligandoli a stare a casa 10 anni, poi fare il tampone, quello che ti danno i risultati dopo 1 o 2 giorni, se va bene o che so io. Se si facciano gli autotamponi, eccetera. Io bisognerebbe che lo Stato deve fidarsi dei cittadini, non dargli degli ordini. I cittadini devono però dimostrarsi responsabili, come hanno fatto gli svedesi, no? E come vorrei che facessero. No. Guarda, su questo stavo parlando proprio del tema tamponi, per esempio, che in questo momento insomma siamo anche obbligati a fare in certe situazioni, e il problema è che ancora, però, oltre al fatto che è vero, sarebbe molto più utile al paese avere una responsabilizzazione più spiccata, un senso di responsabilità, dico anche senso di responsabilità perché non è che tutti ce l'hanno, al di là del fatto che il governo magari non lascia più libertà, Giancarlo, questo bisogna dirlo, però a distanza di 2 anni è
certo, non è come agli inizi, il tampone si fa tranquillamente andando in farmacia, ma insomma a fronte di prenotazioni, a volte bisogna aspettare, a volte non c'è posto e bisogna cambiare farmacia. E insomma, diciamo che messo sulla bilancia, le richieste e poi le possibilità che hanno i cittadini, insomma, non sono proprio alla pari. Ecco, ci viene chiesto molto. Scusami. Sì. Voglio dire sempre lì, attenzione, voglio dire, in Germania con i Länder, in Svizzera con i cantoni, sì. Il governo dà le indicazioni, fa le raccomandazioni, ma poi un Länder fa diverso da un altro e un cantone fa diverso da un altro. Ma perché c'è il senso federalista, tu dici, che è quello che potrebbe far funzionare meglio le cose? Assolutamente sì, perché genera una roba che si chiama concorrenza. Capisci? Se io sono responsabile per una regione e vedo e escono i miei dati, la regione vicina che è autonoma e responsabile fa delle fesserie, ha dei dati infinitamente peggiori, e allora cercherà di autocontrollarsi, no? La concorrenza è fondamentale in tutto, anche in queste cose qui. Ripeto, in Germania il governo centrale raccomanda delle cose, mette dei vincoli, fa delle cornici, ma poi i Länder sono loro che decidono, e lo stesso per i cantoni. Invece che così le regioni decidono un tubo, poi dicono le regioni protestano, hanno da ridire. Se le regioni avessero responsabilità, scatta il meccanismo della concorrenza. Perché quello lì vicino a me è così bravo, ha meno problemi di me? Perché io sono un pistola, copio da lui, anzi cerco di fare meglio. E questa roba qui è Ma il problema culturale. No, il concetto, hai fatto bene a rispiegarlo, è abbastanza chiaro, magari non per tutti, quindi bene rispiegarlo. Il problema è culturale. Mi pare che in Italia proprio manchi l'idea del perché quando tu dici giustamente se la regione di fianco alla mia fa meglio, io sono portato a fare, come dire, una sorta di gara in modo costruttivo e raggiungere gli stessi risultati. Ma qui avviene forse il contrario, cioè se una regione va meglio, si chiede alla regione di. Un po' c'è il concetto dell'assistenzialismo, me lo passi come concetto? Assolutamente sì, infatti questa roba qui pesa ancora di più nel caso dell'elezione del Presidente della Repubblica. Io sento delle cose folli, no? Mi dico, voto per quello lì perché di centrodestra abbiamo diritto a nominare uno di centrodestra. Il Presidente della Repubblica c'entra niente il centrodestra o il centrosinistra. Il Presidente della Repubblica non deve essere da nessuna parte, deve fare il suo compito e guai! E guai se svolge i suoi compiti come per esempio uno che si chiamava Napolitano perché la pensava in un certo modo politicamente. Non deve pensare in nessun modo politicamente, deve avere l'obiettivo del sistema paese, non deve vederlo da un punto di vista ideologico, no? Se no siamo veramente finiti, ma qui siamo finiti. Ragazzi, adesso non so cosa ne pensate voi, ve ne dico una. Sì. Ma vi pare possibile che esistano i voti segreti? Ma dove siamo? Uno viene eletto al Parlamento e lui è lui col suo nome e col suo cognome e deve votare come cavolo vuole lui, ma non può fare sapere come vota lui. Ma siamo pazzi? Cioè il voto segreto non deve esistere in un paese civile, mica solo per l'elezione del Presidente della Repubblica, ma per tutto, no? No, sono d'accordo, anche perché stavo dicendo questa cosa qua, se si vuole far politica, tu l'hai fatta per tantissimo tempo, la fai ancora, insomma, però intendo dire, sei stato in Parlamento, sei stato ministro, quindi ne potresti raccontare tantissime, ma se si vuole fare politica, la responsabilità come prima cosa, e non vedo perché bisogna nascondere, no, come hai detto tu, quello che si va a votare, anche perché quello è il compito e il ruolo di un politico, è troppo comodo così, no? Davvero, perché allora a questo punto i cittadini votano sulla base di niente, perché magari un politico mi dice una cosa e poi nel segreto dell'urna ne fa un'altra. Ecco, questo è un po' il concetto, cioè diciamo che non c'è la prova di quello che poi mi ha detto il rappresentante politico che io sono andata a votare. Il cerchio si fa presto a chiudere. E purtroppo è uno dei tantissimi problemi del nostro sistema paese, cioè capisci? Cioè un parlamentare è una persona con nome e con cognome che in teoria in un paese civile dovrebbe essere eletto con i voti dei cittadini, in Italia no, perché è eletto dal partito secondo dove ti mette, no, nella classifica, primo, quindi già questa è una follia, però a parte questa follia, uno che è eletto non deve nascondersi dietro il voto segreto. Il voto segreto a me onestamente mi sembra una bestemmia. Cioè, per chi voti per il Presidente della Repubblica e uno dice io voto per.
Cioè, io per esempio, se fossi ancora parlamentare, non ho mica nessuna vergogna a dirlo, se fossi lì io voterei per Berlusconi. Attenzione, sia si arriva al quarto voto. Però attenzione, come sistema paese noi abbiamo bisogno di avere un voto alla, se possibile, alla unanimità o quasi fin dal primo punto. E questo, cioè il sistema paese ha bisogno di far vedere al mondo che il Parlamento è deciso a votare una persona, siamo tutti d'accordo, eccetera. Quindi io, la mia preghiera era che al primo punto passi qualcuno. Se poi non passa, ed è un peccato, se io fossi parlamentare direi per chi voto, ecco, ma lo direi anche nella prima, cioè, siamo nella prima d'accordo votazione. O no? Certo. Ma siamo d'accordo o no che sarebbe utilissimo per il paese avere un presidente che passa al primo voto? Siamo d'accordo, spero, no? Beh, sì, suppongo certo. Proprio di sì, certo. E quindi è inutile stare lì a discutere, bla bla bla. I vari partiti dicono io propongo questo, propongo quest'altro, si parla, si discute, sapendo che è utile al paese avere uno che passa al primo turno, si dice... Si suggerisce per chi votare, poi ognuno vota certo. Come vuole, come è giusto che sia, però magari se passasse al primo turno chiunque è meglio per il sistema paese. Penso solo agli interessi passivi sul debito pubblico: noi paghiamo quasi 200 milioni al giorno di interessi passivi sul debito al giorno, e quindi è chiaro che se avesse un presidente eletto al primo turno gli interessi diminuiscono ancora, no? E certo. Quindi se diminuiscono sono milioni di euro che abbiamo lì per intervenire dove Giancarlo, mettono, faccio il mio esempio. Bravo, hai fatto bene a dirlo, perché non è che si collegano queste cose, non è che si pensa, beh, se il Presidente della Repubblica viene eletto il primo giorno si risparmiano dei soldi. È bellino, ragazzi, appunto, si risparmia un sacco di quattrini, no? Appunto, appunto. Beh, però... Bene, anche questa cosa sono contenta che sia uscita. Detto questo, hai detto una cosa fondamentale: questa partita per il Quirinale sembra essere effettivamente molto politica, cosa che non dovrebbe esserlo, come hai detto tu. Perché? E qui possiamo mettere anche l'altro titoletto: quale futuro per il governo? Perché è collegata direttamente al futuro del governo, soprattutto se dovesse essere Mario Draghi il Presidente della Repubblica. Ti chiedo quante possibilità, ovviamente facciamo fanta politica adesso, è ovvio che non possiamo saperlo, però secondo te quante possibilità ha a Mario Draghi di diventare il nuovo inquilino del Colle? Ma guarda, come la vedo io, ha il 95% di probabilità. Perché? Perché è solo la cosa logica. Attenzione, ti ho detto che io, se ero parlamentare, votavo ancora per Berlusconi. Dopo ti chiedo anche una cosa su Berlusconi. Adesso parlando di Draghi, sì. Però io la vedo al 95%, perché è solo logico. Cioè, gli abbiamo chiesto di prendere in mano il governo e lui l'ha preso in mano, eccetera. E devo dire che secondo me ha fatto abbastanza bene. E quindi è solo logico, è solo ovvio, è solo naturale che sia lui. Se Mattarella continua a dire di no, perché tra l'altro la cosa per me più logica sarebbe Mattarella che va avanti sino a dopo le elezioni. Cioè, quando abbiamo fatto il Napolitano bis, la situazione era molto meno grave di adesso. Santo cielo, adesso mi sembra molto più impegnativa, più difficile, no? E quindi l'ha fatto Napolitano, dai Mattarella, fai uno sforzo che sarebbe utilissimo. Andrebbe su al primo colpo e quindi diminuiscono gli interessi passivi, tra le altre cose, e il governo va avanti, poi si faranno le elezioni e poi Mattarella saluta, ha già preso l'appartamento e si vota per il... Però anche qua, veramente, se nel frattempo si riuscisse a dire è vietato bestemmiare ed è vietato avere il concetto di voto segreto, che per me è come una bestemmia. Santo cielo, è assurdo. E poi magari, già che ci siamo, mettiamo anche che è vietato avere la mancia quando si fanno le leggi finanziarie. Ecco, ogni tanto, quando c'è qui qualcuno che è nel governo, che è nel Parlamento adesso, chiedilo un po' come funziona la mancia. Io mi ricordo, Belin, ragazzi, la mancia. Il parlamentare dovrebbe essere impegnatissimo per fare le leggi, per studiare le cose più utili al paese, no? Invece no, come sono le cose oggi, siccome tutto è concentrato su Roma, i parlamentari più bravi sono quelli che sono più bravi a portare soldi nel collegio elettorale. Ma Belin, ma questa è una follia, è assurdo!
La mancia, sì. parlo della mancia ogni tanto. Ragazzi, roba da matti. Beh, ma guarda che ne parliamo, io mi segno mancia, e tanto so che se ti chiamo per parlarne tu mi dici di sì, quindi ne parleremo. Anzi, facciamo ti do, così. Ti do lo spunto velocissimo, no? Sì. Il governo dice il deficit deve essere di 100, però io dichiaro che deve essere di 90, 10 è la mancia. Cos'è la mancia? Sono quegli emendamenti che il governo si impegna a dargli parere positivo in modo che il deficit salga fino a 100. Ma questi 10 come lo si divide? Prima lo si divide tra maggioranza e opposizione. Dai, quest'anno 3 all'opposizione e 7 alla maggioranza. No, dai, facciamo 4 e 6. Prima discussione. Seconda discussione all'interno della maggioranza o dell'opposizione, quanto al partito A, quanto al partito B, quanto al partito C. E poi dopo, se al partito C gli arriva uno, lì la lotta tra i parlamentari per dire no, io non ho portato niente per il campanile della mia città, no, io devo portare... Bene, questa è la mancia. Ci rende... Noi siamo... Il Medioevo era un fulgido esempio di coscienza e di organizzazione rispetto alla Repubblica Italiana. Ma immaginiamoci come si traduce questo, l'ho ben detto poco fa, in perdita di soldi, no? Visto che stiamo parlando di quello. Ma è proprio è il compito del parlamentare, lui deve studiare le leggi più utili al paese. No, certo. Oggi lui deve portare soldi nel collegio elettorale. Mm-hmm. Io quando c'era la discussione della mancia, però se si perde proprio... tempo i soldi si perdono, cioè non è che è un po' un cane che si morde la coda. No, ma poi è una vergogna, Certo, le tasse vanno a Roma, io devo darmi da fare e non lavoro perché cerco di portare... Io quando c'erano le discussioni sulla mancia sono sempre stato fuori, chiedo a chi vuoi, io mi vergognavo. Okay. Cioè io non sono stato eletto per portare soldi nel... Cioè mi sembra stupido, controsenso che io devo andare lì per portare soldi nel collegio, ma siamo matti. Mm-hmm. Allora, no, torneremo su questo discorso, anzi una volta faremo una puntata sulle cose proprio che sono la vergogna della politica, facciamo così, ho già trovato anche il titolo. Giancarlo, ultima cosa, perché voteresti Berlusconi? Cioè, in questi giorni effettivamente si sta parlando molto di Silvio Berlusconi, non è da un po' che se ne parla, però in questi giorni insomma il suo nome per il Quirinale è molto forte. Qualcuno lo dichiara insomma abbastanza ineleggibile, invece tu dici io se fossi in Parlamento lo voterei, perché? Dammi qualche motivazione insomma in chiusura. Sì, no, perché povero Cristo, gliene hanno detti tutti i colori per 20 anni di fila e io che ero lì che speravo che la politica facesse qualcosa di buono, dico beh la sinistra tireranno fuori qualche buona idea. No, non hanno mai tirato fuori nessuna idea, hanno solo parlato male di Berlusconi. A sto punto uno dice ma porca miseria, voto per lui, hanno parlato... No, ma poi al di là di questo è uno che la testa ce l'ha. Tutti quelli che sono contro, che dicono che è irricevibile, è sempre sul personale che la tirano. Io dico, dimmi che cosa ha sbagliato proprio politicamente, cos'è che ha fatto sbagliato politicamente. Ah no, ma però lui... Lascia perdere le cose personali che non hanno il minimo senso, veramente. Sono d'accordo con te ovviamente, però le cose personali sono state abbastanza spiattellate, quindi mi chiedo, ma non è una domanda provocatoria, realmente per capire, questo non è inevitabile che poi emerga, cioè che comunque visto che parliamo del rappresentante dell'Italia a livello mondiale, perché parliamo del Presidente della Repubblica, il come biglietto da visita sia un po', come dire, rovinato, ecco, diciamo così. Sì, ma nessuno riuscirà mai a capire quanto si è rovinato per problemi suoi a quanto è stato inventato o messo lì dalla magistratura, secondo me, no? Poi magari posso anche sbagliare, però no. Io lo valuto solo politicamente. Politicamente, quando nel 94 è riuscito a mettere d'accordo Lega, il vecchio Alleanza Nazionale, Forza Italia, eccetera, quello era stata un'opera politica, ha messo d'accordo delle persone molto diverse, quindi qualche capacità ce l'avrà ed erano 94, no? Cioè, certo, no, certo. È logico che io l'ho detto proprio anche perché poi la battuta delle battute è vedere il ritratto di Berlusconi in tutti gli uffici dei magistrati che mi hanno detto di tutti i colori. Diciamo che certe cose non so da dire. Io comunque spero di che passi qualcuno al primo turno, ecco. No, ecco, quello è importante. Ma guarda, allora, Giancarlo Pagliarini, io ti lancio l'invito in diretta. Noi settimana prossima, oltre naturalmente a
essere sempre presenti con le nostre dirette. Inizieremo anche un format dedicato proprio all'elezione del Presidente della Repubblica e seguiremo quello che succederà. Quindi tu sei uno dei miei ospiti, ti invito subito, poi naturalmente ci accordiamo, però tu non puoi mancare nel nostro programma, va bene? Molto volentieri, vedrò le Ok. fonti dalla mattina alla sera, sono contento. Cioè, giusto, doveva già essere così, però ti perdono, da oggi segui solo le fonti TV. Grazie Giancarlo Pagliarini, per essere stato con noi, grazie mille. Ci sentiamo allora la settimana prossima per il Quirinale. Buona giornata. Benissimo, ci vediamo, ciao. Grazie.